a tutti. In questo nuovo video siamo nel pullman, vero amore, nella navetta. Nella navetta che ci sta portando dove? Al villaggio del gusto. Stiamo andando a Bari perché oggi è il giorno che si festeggia San Nicola, la festa patronale. Patronale. E quindi cioè è iniziato ieri 7, 8 e 9. E oggi è 8, è la giornata principale di San Nicola. È vero Leon? È anche il compleanno di Paolo. Dobbiamo fare gli auguri a Paolo, il cuginetto di Leon. E quindi stasera andiamo da Paolo. Dobbiamo andare a comprare anche un regalino, quindi oggi siamo a Bari, vi portiamo un po' in giro con noi. Vediamo, ci sarà qualche negozio a Bari, no? Che vende, sì, certo. Andiamo in centro, andiamo, vi portiamo un po' in giro, vediamo quello che riusciamo a farvi vedere di questa festa. No, ma è qui la festa? C'è già casino. C'è... Ragazzi, c'è già casino, come se fosse... Vabbè, chiaramente oggi è il giorno principale di questa festa. E quindi c'è paninote che già attive, cioè questa è ora di aperitivo, invece questi stanno a mangiare alla grande. Va bene, vediamo questo villaggio del gusto che tanto Leon voleva vedere. È vero amore? Sto guardando anche le giostre. Vediamo che cosa c'è. Ci sono le giostre, vero Leon? Potete capire? Si è aperto il villaggio del gusto, anche se ora non è che tanto ora di mangiare, è ora al massimo di aperitivo. Però vediamolo soltanto, magari dopo a ritorno ci fermiamo e mangiamo qualcosa, vediamo che c'è. Guarda Diana. Vabbè, questa è tutta la roba panina. Polletti, dove li vedi i polletti? Che qua è tutto all'ingrasso, Leon. Questo cos'è? Ah, birrificio. Braceria, piatto di arrosto, panino con salsiccia e bombette, e vai alla brace. Teltonne. Ah, qua la grande. Questi sono chiusi. Che cosa qua? Cosa c'è qua? Insomma ragazzi, tutti roba di panini, focaccia. Wow. Ci abbiamo pure Masterchef. Le pettule. Ah, le pettole. Pettole come aperitivo? Era? Qui c'è un palco, Leon. I popcorn. Qui c'è un palco. Ci mette, qualcuno canterà. Forse stasera, amore. Sì, sì. Oh, questo è per me, vedete? Lo spritz. Pizzeria Antonì. Spaghetti all'assassina fanno qua, eh? Zia Dudi, vedi che non c'è la teglia che dici tu? C'è quella tua, quindi... Ah, eccola, eccola, stanno facendo qui. Spaghetti all'assassina, amore. Wow. Dammi qualche strada. Al suo lato è più da me, più testa strada. A vedere com'è dentro la giostra, quella dei pagliacci e dei personaggi. Non lo so, amore. Insomma ragazzi, dal lato opposto ci sono tutti i dolci. Wow! Cioè, ve lo sto a dire a fare. Vieni amore,
Però noi adesso... Ma che focaccia è qui, raga? Focaccia e pane. Dimmi. C'è l'ambulanza. L'ambulanza c'è ancora, qualcuno non si sente bene. Va bene, ragazzi, ma usciamo? Io mi sento bene. Sì. Usciamo di qua, amore, andiamo a farci una passeggiata prima? Sì. E poi pensiamo per il mangiare. Perché sinceramente sono le 12 ancora. E non vogliamo, classico stand della Folletto. Che non manca mai. Dove, amore? Guarda. Sì, ma sono i giochi, quelli che sparano le lattine. Perché qua c'è un mostro. Spaventoso. Va bene, quindi adesso ci facciamo un giro qua sul lungomare, Bari vecchia, un po' in centro, vi portiamo e poi dopo magari pensiamo per il cibo. Adesso non abbiamo fame, vero Lianna? Che cosa? Barche. Barche, tante barche. E tanta gente pure. E qua ci sono i pesci. Ci sono i pesci. Delfini? No, amore, non saltano i pesci. Stanno facendo il giretto in barca le persone. Dove stanno andando? Cosa? I pesci. I pesci dove stanno andando? E non lo sappiamo, amore. Farsi un giretto? Certo, fanno un giretto sott'acqua. Sì. Che incubo. Siamo nelle giostre. Amore, per saltare là bisogna aspettare mezz'ora. No, andiamo. Giostre per i bambini sul lungomare. Giostre per adulti vicino al porto. E qua è un mezzo casino. Ma non so di là, però. Facciamoci una passeggiata, amore, che c'è troppa gente qua. Ok, andiamo a farci un'altra passeggiata, poi tanto al ritorno passeremo di qua. C'è ovviamente troppa gente. Siamo al centro. Questo è il Ciringuito. Cioè, che cosa c'è scritto qua, Lion? San Nicola. Dalle Ritz Vacande, dai ricci vuoti, va bene? Qua si festeggia i 100 anni di Villa Peroni. Ci sono degli eventi oggi, domani, ieri. Vediamo che cosa fanno. Il Ciringuito è una zona dove la sera, a parte la mattina che ci sono tutti i pescatori che arricciano i polpi, puliscono i ricci e tutto, e poi c'è appunto il Ciringuito dove ci sono aperitivi, birre a tutta forza e musica da sera, un bel po' di roba. Forse quando Lion era piccolino ci veniva mamma col passeggino a versi la birra la sera. Dicevo io un attimo di pausa dalla gente, invece raga no, cioè lì c'è il McDonald's, come si fa? Come faremo ad andare a prendere il McDonald's lì? È un casino, amore. Oh, di là si balla, poi andiamo a vedere anche di là, cioè bancarelle dappertutto, non potete capire là che cosa c'è, troppa gente. Vabbè, perché poi la giornata è calda, quindi veniamo alla festa vera e propria, perché lì era solo cibo e giostre, mentre qui iniziano le luminarie, che ovviamente sono spente o accese, non lo so, ma comunque è giorno e non si vede. Bisogna vederlo di sera, vediamo se stasera riusciamo a venire con Papi, ma non lo so.
questo è il quadro di San Nicola. Allora, siamo in piazza Ferrarese, qui hanno messo la statua di San Nicola. Di qua poi c'è lungomare, tutta la muraglia. Qua ci sono tutte le bancarelle qui alle spalle, che ora andremo a vedere. E qua vi facciamo vedere il quadro di San Nicola. Non so se mettono anche la statua, in teoria la dovrebbero mettere dopo la processione, che non so a che ora la fanno oggi. Partiamo con le bancarelle. È buono per fare patate risottate. Altro cibo. Tanto altro cibo. Cioè, questa è la festa del cibo? Le candele di sale. Non le candele, le lampade di sale. Noi ce le abbiamo, vero Leon? Qua ci sono i giochini. I libri. E questo che cos'è? Casetta sorprese, 1 euro. La prendiamo? Sì. Abbiamo preso una casetta. Dentro c'è una sorpresa. A 1 euro, sì, vediamo. Casetta, cioè, noi che siamo amanti delle box. Mystery. Abbiamo preso una casetta. Guarda che belli questi, amore. Se li vede Papi. Eh sì, se li vede Papi queste cose gli piacciono. Carino, guarda, ci sono pure i leoni. Guarda i cani come Chanel. Bello questo con i tulipani. Le scimmiette, cioè abbiamo pure noi, però più piccole. Belli. Si vede che non ti vedo. Non sento. Non parlo. Bravo. Siamo alla musica. Colpo rosso. Quanti del cibo. Andiamo a Bari Vecchia, amore. Andiamo a vedere San Nicola. Questa chiesa si vede molto bella. È la Basilica di San Nicola. Andiamo, amore. Abbiamo acceso questa candelina. Vero, Lianna? Certo. Andiamo giù? Andiamo giù, vai. Ops, scusate. Allora, qui si va alla tomba del santo. Santo, il santo San Nicola. E qui Leon. Quanti soldi? Vediamo le qua. Dai, sì. Qui siamo entrati. Allora, sì, amore, vero? Chi sono quelli? Cosa? Sono una gargoyle. Ma che davvero dobbiamo entrare? Il casino. Casino, venite con noi, c'è casino ragazzi, c'è casino, c'è traffico in tangenziale. Cos'è le, sono le vie di Bari Vecchia, chi me l'ha fatto fare, ma cosa esco? Si cammina a passo d'uomo. Lo so,
da tanto. Cosa mangiate? Le banane, i cetrioli mandate a casa per digerire? Forza signori, forza! Allora stiamo. Guarda. La pasta di orecchie. L'osteria. Ma sì che non sta freschi, eh? Non vedi, guarda. Panini di San Nicola. Mi sta, mamma. Spugna! Il fossato. Ce l'abbiamo fatta. McDonald's. Vai. C'è? Happy Meal? Ma il telo non ce l'ha dato? Oh, allora, abbiamo preso il McDonald's con il... come si chiama questo? Il telo mare, con il gelato. Con il gelato. Allora, adesso ci siamo seduti un po' qua perché vogliamo vedere che cosa c'è in questa scatoletta che abbiamo preso. Che poi ha preso quella più leggera. Aspetta, di qua, Lion, gira. Gioca con me, di qua. Togli. Ok. Guarda, ci sono dei puzzle! E poi? Dell'Italia sembrerebbe. Cosa parla? Dell'Italia. Sì, vedi che cos'altro c'è? Che cos'è? Si mette il gel. O c'è il gel? Sembra vuoto. È vuoto. Però c'è antibatterico alla ciliegia, gel, però non c'è. Cioè. Andiamo alla giostra quella che salta. No amore, non puoi venire con me, dobbiamo andare con papi. Oh. Ah lì, non lo so se c'è fila ancora. Vediamo questi, guarda, ci sono dei disegni da colorare. Oh. E questo che cos'è? Fai vedere. Ma questa deve essere la cosa dell'Italia, sì. Questo sarà il puzzle. Vediamo. Ah, è una mano. Si vede? Vabbè, non usciamo. Ah, che carini, guardate questi. Devi segnare i numeri e fare il disegno. Vabbè, chiudi adesso. Qual è? Andiamo? Fare un altro giretto? Al McDonald's c'era il bordello. Gelatino? Gelatino. Siamo tornati nel pullman. Siamo andati a Feltrinelli. Abbiamo preso il regalo a Paolo, vero Leon? Sì. E adesso andiamo a prenderci la macchina. Perché ci siamo stancati tanto, ci siamo presi pure un gelato. Certo. Poi vediamo se torniamo in serata. Non lo so se stasera, visto che è il compleanno di Paolo, o domani. Forse domani, vero Leon? Certo, perché domani è la festa di compleanno di Paolo? No, oggi è la festa di compleanno di Paolo. Oh. Domani invece possiamo tornare qui. Così vediamo la sera le luminarie accese. Sì, e possiamo sapere invece che voglio fare quella... prima quello che salta. Va bene. E anche quello dei pagliacci e dei personaggi. Va bene. Eccoci qua di sera, c'è Papi, ciao, c'è Leon, abbiamo mangiato le patatine e siamo qua ragazzi, guardate il castello Svevo di sera, eh? Va bene, adesso vi portiamo alle luminarie, vediamo le luminarie accese,
e di non devi andare alle giostre. Uno spettacolo! Oh ragazzi! Dai, ok, oh! Siamo sotto le luminarie, eh? Saluta. Allora, da questa San Nicola siamo in macchina, ci stiamo ritirando. Leoncino, dove sei? Ma non ti vedono perché sta facendo la nanna sdraiato dietro. Vabbè, ormai si è fatto notte. E quindi ci stiamo andando a ritirare, anzi siamo quasi vicino a casa. E niente ragazzi, più o meno, cioè non più o meno, più o meno che in più, questa era la festa. Noi siamo stati solo ieri mattina, cioè il giorno proprio centrale, l'8 maggio e il 9, però erano 3 giorni e le giostre durano per una settimana e niente, il casino c'era, non sono riuscita a prendere di più, insomma a pubblicare tutto, spero che insomma vi abbiamo dato una piccola infarinatura di questa grande festa che facciamo qua a Bari, della festa patronale. Che c'è papi? Perché stavi ridendo? Oh sì. Siamo stanchi, quindi adesso ce ne andiamo a dormire, ci abbiamo i piedi che ci formicolano, quindi adesso mettiamo i cani dentro a dormire e da questo video vi diamo una buonanotte e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao ragazzi.